La situazione nel quartiere è peggiorata in modo spropositato. Noi continuiamo, cioè un mese fa siamo andati anche dal questore e c'era presente anche il signor sindaco, promesse, ma non è stato mantenuto niente. Secondariamente, e questo deve giungere alle autorità, secondariamente è l'ennesimo episodio in 3 giorni che si verifica qui. Allora, spaccio di droga e naturalmente una persona è stata presa, per fortuna le forze dell'ordine si sono attivate. Secondo giorno, altro spacciatore preso con un sacco di droga. Oggi l'accoltellamento, insomma, allora ci state prendendo in giro o no? Perché queste persone sono della malavita e sono persone che magari vengono anche da altre città, da altre località, comunque in questa zona ormai è punto di ritrovo. Allora, la situazione è incandescente, la gente è veramente fuori controllo, nel senso che esasperata. Allora, o fate qualche cosa, io l'ho detto, altrimenti ci attiveremo in un certo modo con la stampa nazionale e svergogneremo la situazione, perché siamo preoccupatissimi, persone anziane che hanno paura di uscire in pieno giorno, perché questo fatto si è verificato alle 12:30 del mattino. Ecco, era un arrangiamento di conti, non so cosa fosse, però non è stato piacevole né a vedersi né a sentirsi, e cioè non si può accettare una cosa di questo genere e di questa entità. Le ripeto, il terzo episodio nel giro di 3 giorni. Allora adesso veramente abbiamo raggiunto il limite. Questa via, tra via Torricelle in particolare e via Alberoni, sono diventati il punto più caldo e più pericoloso della città. Si sono appropriati del nostro territorio, ecco, e naturalmente reagiscono anche alle forze dell'ordine, reagiscono a noi, si comportano in modo minaccioso. Chiediamo assolutamente rinforzi, ma soprattutto presidio fisso delle forze dell'ordine, come è stata la scorsa estate, che infatti la zona era stata ripulita. Daspo urbano applicato, che qui non è mai stato applicato, e poi naturalmente rigore anche da parte del sindaco, perché altrimenti poi naturalmente ci attiveremo anche col Ministero degli Interni.